festival. Allora, questa qui non si sa come, insomma, diciamola, va. Allora, in una orificeria di Firenze entra una signora inglese e gli fa la commessa. Scusi signora, io vorrei farmi un anello, non so se è possibile, con il Ponte Vecchio, perché Ponte Vecchio is beautiful. Ah, non c'è problemi, va da te, e te lo faccio con Ponte Vecchio, va. Beh, proprio come lo vuoi, grande, piccino, me lo... Oh sì, guardi, mi va bene come vuole, insomma. Ora un po' così, un po' così. E allora dice, signora, scusi, fra quanto può essere pronto? Oh, Hara, guarda, fra una quindicina di giorni è pronto, Hara, che poi sia. Dlindon esce fuori, ritorna dentro, Dlindon, che se sarebbe la porta, che so, non so, fino a che tutti non ha capito. Torna dentro, scusi, signora, lei avere fatto il mio anello? Oddio, buoncito, Hara, sei uscita ora, ti ho detto fra 15 giorni. Insomma, ah no, perché io volevo fare anche, dunque, lei mi divide l'anello in metà, metà Ponte Vecchio e metà mi fa Palazzo Pitti, ok, può fare questo. E se lo fa, bimba, viene voi, se lo fa, e che vuoi fare? Yeah, te lo divido in due. Fra quanto è pro essere pro? Sempre 15 giorni, è sempre uguale, eh? Il lavoro è uguale. Via, allora, Dlindon, e riesce, rientra l'altra volta. Scusi, signora, io potrei dividere in tre l'anello e fare, ho visto Pietà di Michelangelo, metterlo in mezzo, che sarebbe bello, Pietà di Michelangelo, Ponte Vecchio e Palazzo Pitti? Sì! E cosa ti faccio io invece un anello? Ti faccio un anello, se lo divido in quattro! Ah, sei contenta? Sempre fra 15 giorni, mica di più! Grazie, signora. Dlindon ritorna, dice... scusi signora, e come in quattro? Che cosa fa il quarto? No, cara, devi sapere una cosa, bimba, giù! Ah, te lo dico io, anche se mi capisci tanto bene l'italiano, è uguale. Allora, te lo faccio, ti ci faccio Ponte Vecchio, e ti ci faccio la Pietà di Michelangelo, e ti ci faccio il ponte, come si chiama, il Palazzo Pitti, e poi ti ci faccio in mezzo, cara, proprio in mezzo, ti ci faccio una bella window, una bella finestrina. Come window? Come finestra? Sì, così la tua mamma maiale ci può tende panni.